Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei libri dell'avvento. Caro Babbo Natale, è già arrivato il momento di scriverti. Un altro anno è passato e quest'anno è davvero volato. Il 2018 è stato un anno decisamente migliore di quello che l'ha preceduto e sono grata di questo. La pubblicazione del mio primo libro e i tanti piccoli passi avanti nel percorso dell'adozione sono sicuramente gli eventi più importanti di quest'anno, un anno che non dimenticherò mai. Ma tu non vuoi sapere cosa ho fatto o gli obiettivi raggiunti, tu vuoi sapere se mi sono comportata bene e se, come da tradizione, merito i tuoi doni il giorno di Natale. Ciò che ho cercato di fare maggiormente è stato smussare i miei angoli. Ho cercato di correggere quegli aspetti del mio carattere che mi rendevano e mi rendono scontrosa o irriconoscente verso chi mi vuole bene. Ho portato avanti la mia difesa del genere umano contro un razzismo dilagante e travolgente. Cerco di informarmi e di informare, di non farmi vincere dalle paure generalizzate. Cerco di fidarmi e andare oltre l'apparenza. Ho cercato sempre di sorreggere e aiutare chi ha avuto bisogno, anche con i pochi mezzi di cui dispongo, un po' di beneficenza e una spalla su cui trovare consolazione. Ho cambiato le mie abitudini per muovermi in maniera più consapevole, più solidale nei confronti del mondo in cui vivo. Ho praticamente smesso di acquistare abiti prodotti sfruttando i lavoratori, ho ridotto l'uso della plastica e cercato di sostenere il mercato ecosolidale o il Made in Italy. Cerco di rispettare l'ambiente perché il futuro che si prospetta adesso non è il futuro che voglio per i miei figli. Ho cercato anche di ricucire vecchi rapporti che si erano sbiaditi col tempo. E sai cosa ho scoperto? Che in realtà queste persone non si erano mai realmente allontanate da me. Alcune situazioni vissute quest'anno mi hanno piacevolmente sorpresa. Chi mi vuole bene davvero non mi ha mai abbandonata, anche se non ci vediamo per mesi interi, anche se le nostre vite sono opposte, anche se il tempo ci ha fatti crescere. Scoprire tanta ricchezza nascosta nella mia vita mi fa ancora commuovere. È abbastanza? Sicuramente no, non è mai abbastanza. Ma abbiamo un altro anno davanti per continuare a provare, giusto? Ecco quindi i libri che mi piacerebbe ricevere quest'anno, sperando di meritarli. Il libro illustrato di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Non so esattamente quando uscirà, ma una volta all'anno queste splendide edizioni vengono messe in commercio. Spero che i tempi coincidano per poterlo ricevere anche io. Il mondo di Beatrix Potter. Adoro questo libro illustrato, i disegni mi ricordano quelli dei miei libri d'infanzia. È un libro per bambini, ma io diventerò mamma un giorno, giusto? Mi piacerebbe ricevere un libro che parla di scrittura, che mi aiuti e mi dia nuovi insegnamenti per migliorarmi. Mi piacerebbe anche ricevere Il Predicatore di Camilla Läckberg. Finalmente continuerò questa serie che adoro. E infine La Casa degli Spiriti di Isabel Allende, che in tantissimi mi hanno consigliato. Spero davvero tu riesca a soddisfare questi miei piccoli desideri. Adesso ti saluto e ti do appuntamento al prossimo anno. Buon Natale, Martina.